nelle abitazioni, nelle aziende agricole. I ratti divorano tutto quello che a loro piace. E a loro piace praticamente tutto. Provocano danni a miliardi. In tutto il mondo, anno dopo anno. I ratti vivono in stretta prossimità dell'uomo e degli animali domestici. Non conoscono ostacoli. Arrivano sempre alla meta. Per capire il meccanismo di azione di Racumin, consultiamo un esperto. L'effetto di Racumin si può riassumere nel modo seguente. Il principio attivo, il cumatetralil, impedisce la coagulazione del sangue nei ratti. Vorrei spiegare in forma semplificata il meccanismo d'azione estremamente complesso. Si deve tener presente che i processi biochimici coinvolti sono molto complicati e sono regolati da una moltitudine di fattori. Il meccanismo della coagulazione sanguigna protegge i ratti, altri vertebrati e anche noi esseri umani, in caso di ferite, dal dissanguamento. In una reazione biochimica a catena, la protrombina prodotta nel fegato viene trasformata in trombina. La trombina è un enzima che trasforma la proteina plasmatica solubile, fibrinogeno costantemente presente nel sangue, in fibrina insolubile. I ratti sono portatori di malattie. Attraverso i ratti e i loro parassiti possono essere trasmessi leptospirosi, salmonellosi, morbo di Weil, febbre petecchiale, peste e febbre da morso di ratto. Esistono molte specie di ratti. Le più dannose sono i ratti delle fogne, Rattus norvegicus, e i ratti dei tetti, Rattus rattus. Le esperienze negative si propagano velocemente nel branco. I veleni acuti ad azione rapida sono identificati dai ratti che per primi ne sono colpiti. Il branco viene così informato del pericolo ed evita simili esche. Poiché i ratti sono in grado di correlare causa ed effetto, si sviluppa la paura delle esche, che deve essere evitata da un rodenticida efficace. I ricercatori della hanno risolto brillantemente questo problema critico con lo sviluppo del cumatetralil. Questo principio attivo, che non viene riconosciuto come pericolo dai ratti, è uno dei segreti del successo del Racumin, che si è dimostrato efficace nelle campagne di derattizzazione in tutto il mondo. Il principio attivo di Racumin è completamente inodore e insapore. Un aspetto importante è che aumenta la sua efficacia in modo cumulativo. I ratti si cibano ripetutamente delle esche di Racumin e muoiono dopo un paio di giorni senza segni di dolore. I ratti non riescono a ricondurre la causa della morte dei loro compagni all'esca. Per capire il meccanismo di azione di Racumin, consultiamo un esperto. L'effetto di Racumin si può riassumere nel modo seguente. Il principio attivo, il cumatetralil, impedisce la coagulazione del sangue nei ratti. Provocano danni a miliardi. In tutto il mondo, anno dopo anno. I ratti vivono in stretta prossimità dell'uomo e degli animali domestici. Denti affilati come rasoi nella mandibola superiore e inferiore agiscono da potenti scalpelli. Rosicchiano i materiali di imballaggio, cavi e condutture. Provocano corticircuiti nelle linee elettriche. Mettono fuori azione i computer. Non conoscono ostacoli. Arrivano sempre alla meta. Denti affilati come rasoi nella mandibola superiore e inferiore agiscono da potenti scalpelli. Rosicchiano i materiali di imballaggio, cavi e condutture. Provocano corticircuiti nelle linee elettriche. Mettono fuori azione i computer, interrompono interi cicli di produzione. Quando scende la notte, si avventurano dai loro nascondigli.
i ratti. Sulla Terra ve ne sono miliardi. Da tipici animali che vivono in branco, i ratti hanno un ordine sociale definito. Ciò nonostante, essi continuano a combattere per il loro rango e il loro territorio. All'esterno dei loro nascondigli, i roditori hanno passaggi delimitati con precisione, che contrassegnano con l'urina. Dalle piste percorse frequentemente viene eliminata qualsiasi vegetazione. Questo rende le piste dei ratti riconoscibili. Poiché i ratti sono in grado di correlare causa ed effetto, si sviluppa la paura delle esche, che deve essere evitata da un rodenticida efficace. I ricercatori della BAC hanno risolto brillantemente questo problema critico con lo sviluppo del cumatetralil. Questo principio attivo, che non viene riconosciuto come pericolo dai ratti, è uno dei segreti del successo del racumin, che si è dimostrato efficace nelle campagne di derattizzazione in tutto il mondo. Il principio attivo di racumin è completamente inodore e insapore. Un aspetto importante è che aumenta la sua efficacia in modo cumulativo. I ratti si cibano ripetutamente delle esche di racumin e muoiono dopo un paio di giorni senza segni di dolore. I ratti non riescono a ricondurre la causa della morte dei loro compagni all'esca. Non conoscono ostacoli. Arrivano sempre alla meta. Vivono in tutti i posti dove trovano cibo, praticamente ovunque. Nelle fognature. Nei depositi dei rifiuti. I ratti vivono sempre in comunità relativamente grandi e le colonie si formano rapidamente, poiché la riproduzione è prolifica. Una femmina di ratto partorisce ogni 2 mesi circa 7 piccoli e questi sono a loro volta capaci di riprodursi dopo soli 2 mesi. Da tipici animali che vivono in branco, i ratti hanno un ordine sociale definito. Ciò nonostante, essi continuano a combattere per il loro rango e il loro territorio. All'esterno dei loro nascondigli, i roditori hanno passaggi delimitati con precisione, che contrassegnano con l'urina. Dalle piste percorse frequentemente viene eliminata qualsiasi vegetazione. Questo rende le piste dei ratti riconoscibili. La loro diffidenza per qualsiasi modificazione del loro ambiente è una particolarità dei ratti, la neofobia.